scelto da una donna di Trieste, tra un gruppo di militari caduti in battaglia e mai identificati. Fu una commissione a rintracciare 11 vittime ignote, inumate nei territori dove furono più aspri combattimenti. I cadaveri dei soldati vennero messi in bari tutti uguali e disposti in fila nella navata centrale della Basilica del Duomo di Aquileia. Poi spettò a Maria Bergamas, mamma di un soldato deceduto, Antonio, scegliere la salma che oggi riposa nella capitale. La donna entrò in chiesa e si fermò davanti a uno dei feretri. Lì probabilmente ci sarebbe stato suo figlio, un ragazzo che aveva disertato la leva con l'esercito austriaco per combattere a fianco degli italiani. Fu straziante. Poi la salma venne trasferita in treno a Roma. Ad ogni stazione il convoglio ferroviario fece una sosta, tra gli applausi degli italiani, radunati per omaggiare l'eroe simbolo, il militare ignoto, morto a difesa della patria. Salvatore Galati, sei grande, sei un maratoneta, ti aspetta New York, ti vogliamo a New York.